Non ce l'ha fatta Luciana Pantaleo, la donna residente a Sulmona, colpita nei giorni scorsi dal batterio della legionella. La donna è deceduta nella prima serata di ieri nel Policlinico Umberto I di Roma, dove era ricoverata in condizioni gravissime. I medici hanno tentato di somministrarle la terapia intensiva per dare sollievo al suo grave quadro clinico, ma per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Una tragedia, nel vero senso della parola, che ha scosso anche il quartiere di via 25 Aprile delle Palazzine Ater, dove la donna viveva e dove, sempre nei giorni scorsi, è stato scoperto un altro caso di legionella su una vicina di casa, trattata nelle malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, poi trasferita nell'ortopedia del locale nosocomio dove sarà sottoposta a un intervento. In attesa del responso dei prelievi ordinati dalla ASL, sono in corso gli accertamenti del caso per risalire all'origine del batterio che solitamente trova terreno fertile nel ristagno dell'acqua, nei condizionatori senza manutenzione oppure negli impianti sostituiti di recente. Questa mattina un sopralluogo è stato effettuato dall'Ater con il vertice Isidoro Isidori che ha incontrato il comitato presieduto da Alessandro Ferrini. Si accelera per il responso, ma soprattutto si accelera per una eventuale bonifica delle condutture. Nessun pericolo per l'uso dell'acqua a scopo umano, ma bisogna porre in essere le buone pratiche. Lascia scorrere l'acqua calda, l'acqua fredda, come ha ricordato Isidoro Isidori. Questa mattina è venuto direttamente lui, Isidoro Isidoro, a sincerarsi anche di questo, ma anche di altre cose. Ha promesso che massimo metà settimana prossima, comunque sia, farà riaprire l'ufficio a via Papa Giovanni XXIII, penso, perché lì era e lì è attualmente ubicata la loro sede, dando così la possibilità di, diciamo, risoluzione alle varie problematiche. Ci ha assicurato, e noi lo speriamo, che questa parte dell'inquilinato sulmonese dell'Ater non intende lui dimenticarla. Ora chiedo a loro, a lui, all'assessore delegato, al sindaco, di premere sull'arta e eventualmente, come ho detto al presidente, verificare le condutture interessate. E di provvedere a quello, come ho detto al Presidente, che sono già anni che sono state ordinate, ci sono ordinanze, perché qui la rete fognaria è fatiscente. Per evitare ulteriori complicazioni, inquilinati in un comprensorio di famiglie che hanno già tanti problemi, se si riuscissero a evitare pure queste cose con una collaborazione stretta fra questo comitato, i firmatari di questa petizione, il sindaco, l'assessore, i tecnici comunali con i tecnici dell'Ater, sarebbe, penso io, e non lo dico con presunzione, forse il più bell'Ater d'Italia. Inoltre l'Ater già dalla prossima settimana potrebbe riaprire l'ufficio di prossimità per rafforzare la presenza sui territori delle case popolari che nell'immaginario collettivo sono sempre le più abbandonate. La donna di 65 anni, prossima alla pensione, gestiva un negozio di parrucchiere in città. All'inizio del mese aveva contratto anche il virus del Covid-19 con qualche strascico che sicuramente non avrà giovato le sue condizioni di salute, visto che la stessa era stata presa in carico in pronto soccorso con una polmonite bilaterale. Sul fronte epidemiologico non esiste alcun allarme, hanno spiegato gli addetti ai lavori, poiché la legionella non si trasmette da persona a persona. Sul legame tra il decesso e la legionella, finora emerso per la diagnosi medica, si svolgeranno le dovute verifiche. Nessuna autopsia, tuttavia, è stata disposta. I funerali si svolgeranno martedì 25 ottobre alle ore 10:30 nella chiesa di Cristo Re, mentre la camera ardente della casa funeraria Caliendo Celestial sarà aperta dalle ore 15 circa di lunedì 24 ottobre, poiché domani il nosocomio romano, come ogni domenica, non rilascia l'atto di morte. Si attendono quindi le risposte dell'ARTA, perché sulla palazzina che va accertato l'origine del batterio. Intanto sia il quartiere che l'intera città risultano scossi dalla morte della donna conosciuta in città per il Salone Marcucci di Via Adenino, dove intere generazioni hanno scandito la loro crescita. Una tragedia, nel vero senso della parola.
Un lavoro invano, quello di 7 comuni sul fronte della rigenerazione urbana, che pure è un modello di coesione per il territorio, esclusi, come del resto l'Abruzzo e gran parte d'Italia, dai fondi per l'indice di vulnerabilità sociale. Sindaco, come siete rimasti, insomma, apprendendo questa notizia? Siamo rimasti malissimo ieri sera. 7 comuni che fanno un'associazione per rispondere al bando sulla rigenerazione urbana, che consentiva ai comuni di rispondere in forma associata per arrivare fino a 15.000, e i comuni che si erano associati erano Pratola, Raiano, Corfinio, Vittorrito, Rocca Casale, Prezza e Popoli. Un lavoro durato diverso tempo, con le competenze di tutti gli uffici tecnici dei comuni e anche con l'entusiasmo dei sindaci, che per una volta, diciamo in coesione, mettiamola così, proprio per rispondere al tema del bando, avevano provato a rispondere. Ieri sera la doccia fredda, perché è uscita la graduatoria, dopo mesi di attesa peraltro, e nella graduatoria ci siamo ritrovati, come gran parte dell'Italia, esclusi. Vengono finanziati 2 comuni delle Marche, forse più del 50% della regione Campania, Sicilia, Calabria e qualcosa della Puglia. Ora ci viene da dire, ma allora tutti quanti gli altri comuni di tutte le altre regioni d'Italia non sono stati capaci? No, non è questo il punto. Il punto è che il Ministero ha preso a riferimento un indice di vulnerabilità sociale che di fatto ha spaccato l'Italia in 2. Allora la domanda è: ma questi fondi ce li volete dare o non ce li volete dare? Perché diversamente, se questi continuano ad essere i parametri, evitate di farci lavorare inutilmente, ma soprattutto di farci riporre così tante speranze e fiducia in un lavoro di coesione, in un lavoro così certosino insieme a tutti quanti gli altri comuni. Ci si riempie tanto la bocca di fondi PNRR, nonostante i piccoli comuni si organizzano, mettono a disposizione tutte le proprie risorse, nonostante tutto poi non vengono premiati. Abbiamo comuni dove addirittura, soprattutto nel bando quello antecedente, che era quello che riguardava i comuni con sopra i 15.000 abitanti, ci ritroviamo comuni senza nulla togliere agli altri comuni, questo sia chiaro, con 20 milioni di euro di finanziamento. Beh, io credo che questi criteri debbano essere rivisti e ci auguriamo vivamente che il nuovo governo che si insedierà ponga davvero un rimedio, perché sennò diversamente continueremo a riempirci la bocca di PNRR, però di fatto poi non per incapacità dei comuni, non per mancanza di volontà dei comuni, ma per degli indici stabiliti dai ministeri rimarremo sempre fuori. Rovinosa caduta per un anziano di circa 70 anni che si è ferito questa mattina tra i pericolosi spuntoni dei dissuasori di Piazza Minzoni, tanto da far scattare l'intervento sul posto dell'ambulanza del 118 per il trattamento sanitario. L'uomo avrebbe prima inciampato ponendo il piede su uno spuntone, poi sarebbe finito con il volto sul vicino dissuasore, rimediando una profonda ferita in fronte. Immediatamente soccorso dai commercianti della zona, è stata allertata un'ambulanza del 118, unitamente alla polizia locale, intervenuta per i rilievi di rito. Sono stati quindi posti segnali di pericolo sugli spuntoni per evitare nuove cadute. La mancata sostituzione dei dissuasori, tuttavia, è da stigmatizzare ai fini della tutela della pubblica incolumità, nonché dell'ordinaria manutenzione. Una trappola pericolosissima per passanti e automobilisti. La bravata in fotocopia è stata posta in essere da 3 giovanissimi, 2 ragazzi e 1 ragazza, la scorsa notte, intorno a 00:35, lungo via Circonvallazione Orientale a Pratola Peligna. I 3 avrebbero tirato una corda da un lato all'altro della strada, sino a creare una trappola insidiosa, rischiando di creare un incidente stradale o comunque una tragedia. Fortuna che un automobilista che transitava in quell'arteria si è accorto del pericolo e ha proceduto alla rimozione. Viene da chiedersi che cosa sarebbe accaduto in caso di transito di uno scooter o di un veicolo a 2 ruote. Una scena simile di ordinaria follia si verificò la notte di Halloween dello scorso anno in via De Gasperi, uno scherzetto replicato in largo anticipo che poi scherzetto non è, visto le conseguenze che poteva provocare. Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di Pratola Peligna, che hanno raccolto denunce e segnalazione, tant'è che, come da prassi, procederanno ad acquisire filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Sembrerebbe infatti che i giovanissimi sarebbero stati immortalati in pieno. Volevano creare una trappola e alla fine sono rimasti incastrati dai filmati. Che sia di lezione.
Non accendono a placarsi i venti di guerra nel territorio ucraino, stante un'invasione delle forze armate russe inizierà già da febbraio scorso, mentre in tutta Italia si moltiplicano le manifestazioni per chiedere di cessare il conflitto tra le parti in causa, non si fermano le manifestazioni di solidarietà, in particolare a favore della popolazione dell'Ucraina, duramente colpita ogni giorno da bombardamenti militari e attacchi missilistici. Ecco che così il gruppo comunale dei volontari di protezione civile di Pettorano sul Gizio, non nuovo per iniziative di aiuto, sostegno e assistenza a chi è in difficoltà, dopo aver già effettuato a primavera scorsa molteplici raccolte di indumenti e oggetti che potevano essere d'aiuto soprattutto agli ucraini sfollati dal proprio paese per fuggire dalla guerra, è scesa nuovamente in campo con un altro progetto atto a far convogliare all'interno dell'ex edificio scolastico di Valle Larga materiale utile. In particolar modo in questa occasione è stato chiesto, tramite anche un accattivante volantino affisso in più punti della Valle Peligna e girato su gruppi WhatsApp, oltre che tramite web, piatti, bicchiere, posate, stoviglie, materassi, rete, coperte, cuscini, lenzuola e materiale di ogni genere a lunga conservazione. Tramite volantino è anche possibile trovare i numeri di alcuni volontari della Protezione Civile di Pettorano sul Gizio, in modo da contattarli e attivare un eventuale ritiro a domicilio per i materiali maggiormente pesanti. L'iniziativa si chiama Aiutiamo l'Ucraina. Il punto di raccolta dell'ex edificio scolastico di Valle Larga rimarrà aperto ogni mercoledì dalle 15 alle 17 fino al prossimo 30 novembre, ma come detto ci sarà modo, tramite contatto con i volontari della Protezione Civile di Pettorano, di poter effettuare un recupero degli oggetti più ingombranti con appuntamenti fissati ad hoc. Insomma, dalla Valle Peligna parte per l'ennesima volta un gesto di solidarietà, vicinanza, assistenza verso la popolazione ucraina in avvicinamento stavolta al durissimo e difficile periodo invernale per creare un lungo filo rosso tra due territori e non abbandonare, anzi supportare chi da ormai molti mesi si trova a fronteggiare terribili momenti delle proprie vite. Presentata questa mattina nell'aula consiliare del Comune di Sulmona, l'edizione 2022 del Sulmona International Film Festival. La Kermesse Peligna, divenuta punto di riferimento per tutti gli appassionati della cinematografia internazionale, taglia quest'anno il prestigioso traguardo dei 40 anni di attività. Ricorrenza che sarà celebrata con una settimana di eventi, mediante un calendario ricco di appuntamenti, in grado di interessare e incuriosire una platea trasversale di tutte le età. La storia di questa manifestazione è davvero lunga, sono 40 anni, la prima edizione risale al 1983 e noi la celebriamo, cerchiamo di celebrarla nel migliore dei modi possibili. Abbiamo ereditato una manifestazione di cui chiaramente cerchiamo di portare avanti la missione, che è quella di mostrare al pubblico opere spesso invisibili, opere spesso senza circuito distributivo, che siano lungometraggi o cortometraggi come negli ultimi anni, però noi vogliamo far scoprire il cinema giovane innovativo, il cinema che riflette su tanti argomenti e di tanti generi diversi. Abbiamo sentito forte la responsabilità di una programmazione che fosse all'altezza di un evento storico e cruciale per il nostro territorio. Avremo 50 cortometraggi in concorso divisi per 8 categorie: internazionali, nazionali, animazioni, documentari, music video e cortometraggi abruzzesi, e quest'anno abbiamo aggiunto due categorie a cui teniamo tantissimo, che sono quella dei cortometraggi ambientali e quella dedicata ai ragazzi più giovani, i SIF Kids. Accanto alle proiezioni avremo l'onore di ospitare quest'anno sabato 29 ottobre Matteo Rovere, che è uno dei più grandi sceneggiatori, registi e produttori italiani, e per questo vi invitiamo a partecipare alle proiezioni e a tutti quanti gli eventi collaterali che ci saranno durante il festival. Ho potuto fare i complimenti agli organizzatori che sono riusciti anche quest'anno a mettere in piedi un programma interessante, ricco di proiezioni, non soltanto nei cortometraggi ma anche nei lungometraggi, ed anche con alcune sezioni particolari proprio in occasione del quarantennale, che è la sezione dedicata al cinema e poesia e cinema e letteratura. Credo di poter dire che con 40 anni di attività siamo nella condizione di poter fare un bilancio, una sorta di consuntivo di questa che ho avuto modo di definire come una meravigliosa avventura. Sulmona Cinema è
parte essenziale delle attività culturali della nostra città e si caratterizza tra gli eventi che per tradizione e anche per livello di penetrazione ormai nel settore specifico nel quale opera si possono caratterizzare come gli eventi che danno particolare lustro alla nostra città. Inizieremo con cinema e poesia, cinema e letteratura, due giorni consecutivi, lunedì 24 e martedì 25 al Teatro Comunale, incontri con poetesse come Vivian Lamarck, con poeti come Valerio Grut, con Renzo Paris che ha scritto un bellissimo libro su Moravia e Pasolini, per poi continuare nei giorni successivi con la vera e propria programmazione cinematografica presso il Cinema Pacifico dal 27 al 30. Avremo ospiti speciali, avremo concerti per il dopo festival e molti più ospiti che nel passato, perché stiamo cercando proprio di ricostruire quella vitalità che ha sempre caratterizzato il festival e che in alcuni anni è andata persa per motivi di vario tipo. Questo è un po' il nostro festival di quest'anno, un festival che è incentrato molto sulla storia della manifestazione, che ha visto protagonisti tantissimi sulmonesi e non, ha visto ospiti illustri o che sono diventati nel tempo illustri. Mi piace citare Sorrentino, grandissimo regista come Guadagnino, come Guaglianone, come tanti nomi che sono passati ai loro esordi, alla loro opera prima a Sulmona, adesso sono tra i più grandi registi italiani e internazionali. Ci auguriamo che questo succeda, come sta succedendo in alcuni casi, anche con i registi dei cortometraggi, e speriamo che di crescere insieme a loro e di continuare a fornire occasioni al pubblico per approfondire e anche, perché no, per divertirsi. Costituire una comunità energetica rinnovabile nel territorio comunale di Bugnara è questo lo scopo della manifestazione di interesse indetta nel piccolo centro della Valle del Sagittario. Le comunità energetiche sono associazioni tra produttori e consumatori di energia finalizzate a soddisfare il fabbisogno energetico attraverso la propria produzione realizzata mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili. In particolare ci si attende che comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo possano contribuire a mitigare la povertà energetica grazie alla riduzione della spesa energetica a tutela dei consumatori più vulnerabili. Questo ente intende perseguire gli obiettivi di legge e invita gli interessati a voler far pervenire entro il 31 ottobre apposita dichiarazione secondo la manifestazione. Si legge nell'avviso: nell'epoca dei rincari alle stelle e da capogiro, i piccoli comuni scorrono a ripari. Scoperta dall'archeologo valenziano Albert Ribera, dopo decenni di ricerche, la vera origine di almeno una parte dei primi abitanti di Valencia, fondata nel 138 a.C., tra i quali vi erano i Peligni, una delle tribù guerriere che vivevano nelle zone montagnose del centro e del sud Italia. Questo è il tema centrale della conferenza che si è tenuta a Corfinio nel Museo Civico Archeologico lo scorso 20 ottobre. Una delle dimostrazioni che attesta che i fondatori della città furono coloni italici, non cittadini romani, è una necropoli ritrovata più di due decenni fa tra le strade di Cart e Cagnete, dove furono recuperate cinque necropoli con camere sepolcrali mai viste nella penisola iberica in questo periodo e che presentavano doni e corredi funerari. Sono stato archeologo dal comune di Valencia per 40 anni. Io ho fatto un dottorato sulla fondazione della città al secondo secolo avanti Cristo e una del più recenti scoprimento è stato identificare una necropoli di Valentia dalla fine del secolo II, identificarla e collegarla totalmente con il sistema funerario del mondo Peligno. Questo vuol dire direttamente che una parte dei coloni che hanno fondato la città al 138 venivano di questa parte e dovevano essere soldati licenziati dell'esercito che aveva fatto la guerra contro Viriato, che alla sua conclusione hanno restato a Valencia come coloni e non hanno tornato qui, ma hanno continuato utilizzando le sue maniere di vivere e soprattutto si è visto il suo modo di seppellire i morti. E un po' è per questo che il comune di Corfinio mi ha fatto un gentile invito, approfittando che io c'ero per qui facendo altre ricerche sul mondo italico e romano repubblicano.
Presenti alla conferenza, oltre ad Albert Ribera, il sindaco di Corfinio, Romeo Contestabile, ed il presidente dell'Archeoclub, Alessandro Bencivenga. Questo evento che ci ha messo in contatto già nel 2021 l'abbiamo portato avanti con molta decisione al fine di poter ottemperare a questo ricongiungimento culturale con la Spagna e promuovere, se possibile, una rivisitazione della storia e dare lustro anche a Corfinio e alla Valle Peligna. È un peccato che queste zone così belle, così ricche di storia, non diano poi quella risposta culturale che tutti vorremmo. Ci aspetteremmo un afflusso di gente maggiore, più interessata agli argomenti. Purtroppo dobbiamo lamentare una latitanza assurda che non dà merito alla Valle Peligna e tantomeno a Corfinio. È molto interessante l'argomento di questa conferenza perché il professor Ribera ha praticamente svelato un segreto che è rimasto nascosto per molti secoli, e cioè che probabilmente furono dei coloni peligni a fondare la città di Valencia nella sua prima fondazione, perché chiaramente poi la città è stata distrutta e poi è stata rifondata, ma la primissima fondazione della città appunto si deve con molta probabilità a delle persone che venivano da questo territorio, e chiaramente non possiamo sapere se venissero da Sulmona, da Corfinio o dall'area di Superecum, cioè dalla Valle Subequana, però i caratteri culturali delle loro sepolture fanno capire chiaramente che venivano da questo territorio, perché e che hanno importato in quelle zone un modo di vivere, non solo per i vivi ma anche per i morti.